Solitamente la storiografia pigra fa iniziare l'avventura della filosofia moderna con il grande inizio cartesiano. René Descartes scopre il soggetto moderno, l'ego cogito, come potremmo dire fondazione assoluta del sapere a partire dalla conoscenza soggettiva. Cogito ergo sum, è anzitutto dalla certezza di esistere come soggetto pensante che scaturiscono tutte le altre certezze, la certezza dell'esistenza di Dio, la certezza del mondo esterno, cioè il cogito diventa il fondamento assoluto del sapere e della certezza. Occorre però rovesciare la storiografia pigra o heideggerianamente il man sagt, il si dice con cui inerzialmente le opinioni vengono accettate come se fossero indubitabili. Io propongo di qualificare la genesi moderna del soggetto cartesiano nei termini di un teorema di Cartesio. In che senso? Nel senso che in Cartesio assistiamo a un duplice movimento per cui per un verso è bensì vero che viene scoperto il soggetto moderno e che quindi a partire dalla modernità cartesiana la centralità assoluta spetta al soggetto e non più all'oggetto. Ma è anche vero, cosa che la storiografia pigra raramente mette in luce, che il movimento di scoperta del soggetto in Cartesio è un movimento che in pari tempo produce l'impotenza assoluta del soggetto. Il soggetto cartesiano, in fondo, non deve far altro che rispecchiare l'oggettività data del mondo. Come giustamente rileva Heidegger nel Nietzsche, a partire da Cartesio il vero diventa certo rappresentativo, cioè il soggetto moderno è nel vero quando trascrive correttamente, in maniera esatta, al di là del dubbio ingenerato dal genio maligno, la sintassi reale dell'esistente. Sei nel vero, cioè quando duplichi esattamente il mondo oggettivo. Non è un caso che in Cartesio filosofia e scienza si intrecciano continuamente. La filosofia viene ridotta essa stessa al rango della scienza, alla certezza rappresentativa, alla certitudo, alla clara e distinta perceptio. Appunto soggetto chiamato a rispecchiare oggettivamente il mondo sul piano conoscitivo, ma in maniera sociopolitica questa determinazione dell'adequatio reiet intellectus si determina a sua volta in una sorta di Weltanpassung, di adattamento all'ordine del mondo che produce come fisiologico corollario sociopolitico l'adattamento alle logiche del mondo. Non dimentichiamoci che la morale provvisoria del discorso sul metodo mette a tema l'adattamento alle leggi del mondo, potremmo dire. Cambiare i miei desideri piuttosto che l'ordine del mondo, scrive Cartesio. Cioè, come sul piano gnosiologico, sei nel vero quando rispecchi in maniera certa l'esistente, quando cioè il soggetto si adatta all'oggettività rispecchiandola così com'è. Analogamente, sul piano sociopolitico, il compito per il soggetto consiste nel rispecchiare il mondo oggettivo delle istituzioni date, lasciandole essere come sono. Questo è il teorema di Cartesio, l'intreccio a geometrie variabili fra istanze gnoseologiche e istanze sociopolitiche sotto il segno dell'adequatio, dell'adattamento. Il soggetto cartesiano è un soggetto pavido, è un soggetto che accetta le logiche dell'esistente. Cartesio scrive testualmente di aver attraversato il mondo come uno spettatore più che come un attore, uno spettatore di una vicenda a cui egli partecipa come puro osservatore. È un soggetto non pratico quello cartesiano, è un soggetto cogitante ma non agente, è un soggetto che lascia essere il mondo senza trasformarlo. Oggi questo stigma cartesiano ritorna con forza, perché su tutto il giro d'orizzonte sono tornate dominanti quelle filosofie che predicano l'adattamento, vuoi anche la sopportazione del mondo. Dai nuovi realismi senza senso storico che predicano intrasformabile l'esistente e predicano l'adattamento al mondo come modalità fondamentale del filosofare, fino alle visioni postmoderne che predicano anch'esse, sia pure diversamente, intrasformabile il mondo, fino alla filosofia recentemente emersa come particolarmente in auge di Peter Sloterdijk, che ha scritto nel 2009, se non ricordo male, un libro «Devi cambiare la tua vita». Cioè se sei in dissidio con le logiche del mondo non è il mondo che devi cambiare ma te stesso. Risuona qui chiaramente percepibile lo stigma cartesiano della morale provvisoria. Cambiare i miei desideri piuttosto che l'ordine del mondo. Questo è il teorema cartesiano che oggi torna egemonico all'orizzonte in un'epoca di passioni tristi e di abbandono della passione politica.